Agosto in zona bianca. È la previsione dell'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, il quale, pur sottolineando di non avere la sfera di cristallo, ha incrociato l'andamento del virus in paesi esteri con un livello di vaccinazione avanzata, nei quali la variante Delta si è manifestata in anticipo rispetto all'Italia, e il tasso di occupazione dei ricoveri ospedalieri nelle Marche. Ma non bisogna abbassare la guardia e Saltamartini invita per tutto il periodo di agosto a rispettare le misure anti-Covid, soprattutto in occasione di feste ed eventi pubblici. Di sicuro, come diceva qualcuno, nella vita ci sono pochissime cose. In realtà il tema è la variante Delta, che tipo di sviluppo potrà avere e poi soprattutto se questo mostro delle varianti possibili resistenti al vaccino se si manifesteranno. Noi non lo sappiamo, però si tratta di uno scenario evidentemente non nazionale, no? Stiamo guardando un po' quello che succede nel Regno Unito, in Francia, in Israele, nei paesi in cui la vaccinazione ha seguito un percorso molto più intenso. Conseguentemente, siccome queste nazioni precedono la realtà italiana di qualche settimana, possiamo dire ragionevolmente che probabilmente potremo fare le vacanze di agosto con una certa sicurezza, senza interventi sui limiti di circolazione previsti con le zone gialle, rosse e così via. Però la guardia non va assolutamente abbassata, tant'è vero che continuiamo a invitare tutte le persone che organizzano feste, mostre, cerimonie varie a rigoroso rispetto delle misure previste anti-Covid, perché evidentemente c'è un interesse pubblico nazionale ad evitare che in autunno si possa tornare nella situazione preesistente.